Un vademecum per ricordare alle lavoratrici i diritti della maternità. Il Comune di Faenza è il primo in provincia ad inaugurare una nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna dedicata alle donne. Sono troppe, infatti, le donne che abbandonano il lavoro nei 3 anni successivi alla nascita di un figlio a causa di una mancata conciliazione casa-lavoro. Spesso donne che ignorano alcuni diritti garantiti alla maternità. Di qui l'idea della campagna informativa che partirà a Faenza e sarà poi lanciata anche negli altri comuni della provincia di Ravenna. Assessore, un progetto per appunto migliorare la tutela della maternità e dei diritti della maternità, come funziona esattamente questo progetto? Ecco, più che il progetto in sé è proprio un percorso informativo, quello che si è voluto fare, perché questo viene sia dalle consigliere di parità che anche dai nostri servizi, ci rendiamo conto che spesso la lavoratrice non è a conoscenza di quelle che sono proprio le tutele. E in più la normativa della tutela è una normativa che cambia spesso, ci sono spesso delle piccole integrazioni, quindi è importante farlo insieme con l'ispettorato per porre qualche paletto. Quindi il progetto è un progetto di informazione a 360 gradi. E l'obiettivo che ci diamo con questo è proprio di cercare di migliorare quello che è il rapporto delle lavoratrici con il proprio lavoro. La Regione Emilia-Romagna è la terza regione in Italia ad avere una diminuzione delle lavoratrici, nel senso che proprio si licenziano, prima del terzo anno di vita del bambino. E questo significa qualche cosa, cioè significa che molto spesso o non si conoscono fino in fondo i propri diritti o rispetto a quello che è il mondo del lavoro, a un certo punto la mamma, la donna decide di ritirarsi perché è troppo complesso, troppo complicato ed è faticoso conciliare la vita lavoro. Ecco. Ecco, appunto, ci sono dei diritti che avete monitorato che magari non sono conosciuti? Cioè, ad esempio, il rispetto a quello che è il congedo obbligatorio, per cui il congedo obbligatorio è obbligatorio per le lavoratrici dipendenti, per le lavoratrici, tutte le lavoratrici che sono iscritte alla gestione separata dell'INPS, quindi anche le parasubordinate, no? Cioè, quindi chi ha un tempo determinato, oppure anche che il padre lavoratore in alternativa alla madre può avere diritto al congedo, questo in caso di problematiche anche soprattutto di tipo sanitario della madre, che quindi può essere padre insomma a presentare la richiesta di congedo. Questo può avvenire anche per chi ha mette in atto l'adozione, quindi non necessariamente la maternità legata appunto a una nascita, a un parto, ma anche all'adozione e anche all'affido. E questo può succedere anche ed è pari opportunità, cioè per la madre ma anche per il padre, no? Ecco, questi qui sono degli elementi che molto spesso le persone non conoscono, ecco, sono alcune. Ecco, la campagna informativa quali canali seguirà? Dunque, la campagna segue nel nostro caso dei canali istituzionali, nel senso che le consigliere di parità sono il punto di riferimento e quindi per chi si rivolge a loro, oppure i servizi, no? Cioè, quindi questo DEPIAN lo si troverà in tutti i centri per le famiglie, noi abbiamo fatto questa scelta, no? E l'altro canale che noi utilizziamo è quello di averlo inserito nel canale informativo che abbiamo come ente, che è quello dei corsi preparto, per cui i nostri corsi l'informativa verrà divulgata lì dentro, poi lo troviamo ai sindacati, a quelli che sono, ecco, i nostri partner normalmente nei percorsi di preparazione al parto.